Washington, un funzionario della Casa Bianca, ha rilasciato informazioni in merito agli ultimi tre oggetti non identificati abbattuti dall'esercito statunitense. Dopo aver eliminato il pallone spia cinese, la fobia di altre forme di spionaggio aereo hanno avuto la meglio e indotto il presidente USA Biden a eliminare tempestivamente altri oggetti comparsi negli ultimi tre giorni. Le fonti locali e i media rivelano uno scenario differente però rispetto al sistema di intercettazione cinese, e si tratta, come comunicato dalle stesse autorità USA, di oggetti presumibilmente legati a obiettivi commerciali e di ricerca definiti benigni. Dopo aver effettuato le prime verifiche, è stato precisato che gli oggetti abbattuti negli ultimi tre giorni non avevano nulla a che vedere con il programma di sorveglianza cinese e non si trattava di misure inerenti allo spionaggio. La precisazione è emersa direttamente dal portavoce del Consiglio di Sicurezza Nazionale John Kirby. Sulla questione si è creato un caso diplomatico che ha visto crescere il nervosismo nelle relazioni tra Pechino e Washington. La tensione tra le due potenze è aumentata, nel corso degli ultimi mesi, rivolgendosi verso una direzione pericolosa che ha mostrato malcontento reciproco, e l'exploit si è verificato con la visita di Nancy Pelosi a Taiwan a seguito delle limitazioni imposte dal governo USA alla Cina in merito ai componenti elettronici o semiconduttori dai quali è scaturita l'ormai famosa guerra dei chip. Il pallone spia della Cina mette in allerta gli USA. Una settimana fa gli Stati Uniti hanno avvistato un oggetto non identificato simile a un pallone, ma delle dimensioni simili a quelle di tre camion. Non appena ha raggiunto le acque dell'oceano, al largo della South Carolina, il presidente USA Biden ne ha ordinato l'abbattimento. Dopo essere stato recuperato e analizzato, è emerso che, effettivamente, si trattava di un pallone spia cinese come sostenuto da Washington. Le autorità statunitensi hanno avuto modo di analizzare l'oggetto in maniera accurata e trarre, così, conclusioni approfondite in merito alla sua natura, soprattutto al suo utilizzo. I vertici USA hanno riferito in merito: abbiamo stabilito che Pechino ha un programma di palloni che volano ad alta quota per raccogliere informazioni di intelligence collegato all'esercito cinese. Kirby ha poi sottolineato che Biden e la sua amministrazione stanno attualmente valutando e studiando il programma di raccolta dati cinese con la massima attenzione. Le informazioni rilasciate da Washington rivelano inoltre che i palloni spia cinesi hanno attraversato decine di paesi in più continenti in tutto il mondo, inclusi alcuni dei nostri più stretti alleati. Il caso ha scatenato il caos in merito alla possibilità di diffusione di informazioni private e, soprattutto, tra le autorità statunitensi che hanno verificato lo stanziamento dei palloni cinesi sopra siti strategici militari USA. I media e gli utenti del web hanno fatto ogni tipo di ipotesi e la fobia degli UFO si è scatenata tra la popolazione. A tal proposito, ieri è stata rilasciata una dichiarazione dalla Casa Bianca che riporta: "So che ci sono state domande e preoccupazioni al riguardo, ma non c'è di nuovo nessuna indicazione di alieni o attività extraterrestre con questi recenti abbattimenti. Volevo assicurarmi che il popolo americano lo sapesse ed era importante per noi dirlo da qui perché ne abbiamo sentito parlare molto." Le autorità hanno proseguito spiegando che "non abbiamo visto alcuna indicazione o qualcosa che indichi specificamente l'idea che questi tre oggetti facessero parte del programma di spionaggio." Baby, out of the blue, take what you need.
siamo molto, molto attenti per assicurarci che quei colpi siano effettivamente sicuri, precisando inoltre che l'ordine del presidente è stato: abbattilo, ma assicurati di ridurre al minimo i danni collaterali e di preservare la sicurezza del popolo americano. Oggi si sono radunati per un colloquio diversi, tra cui un assistente segretario alla difesa per la difesa nazionale e gli affari emisferici, ma anche il generale Glenn Van Herk, comandante del Comando di Difesa Aerospaziale Nordamericano, o NORAD. La mancanza di informazioni ha favorito il circolare di notizie false che hanno aumentato le tesi emerse, sia riguardo lo spionaggio che in merito alla questione UFO, rivelatesi poi false. Kirby ha precisato che la decisione di abbattere anche gli altri oggetti emersi è stata ponderata e ha affermato: c'erano ottime ragioni per farlo. Queste erano decisioni basate puramente e semplicemente su ciò che era nel migliore interesse del popolo americano. Ha poi concluso spiegando che i tre oggetti abbattuti durante il periodo di 3 giorni a partire da venerdì non rappresentavano alcuna minaccia per le persone a terra, ha detto Kirby, e non stavano inviando segnali di comunicazione. Tuttavia, la loro altitudine significava che rappresentavano un rischio potenziale molto reale per il traffico aereo civile. Anche il governo di Taiwan ha reagito in maniera forte alla questione palloni cinesi spia, e ieri è stata fatta una precisazione dai vertici governativi che hanno ribadito che non abbiamo visto palloni spia così sofisticati inviati dal Partito Comunista Cinese nelle acque vicino a Taiwan. Il maggiore Genersi Huang Wenqi, vice capo di Stato Maggiore Generale per l'Intelligence, ha precisato che, nel caso avvenisse un'incursione aerea o venissero individuati palloni spia cinesi nello spazio aereo taiwanese, non esisterà ad abbattere tutti gli oggetti, di qualsiasi provenienza siano.